In compagnia di Luigi Vinci, appena terminata la conferenza stampa di presentazione di questa nuova società. E allora, Presidente, quali sono i vostri presupposti e soprattutto spieghiamo qual è stata l'operazione fatta con il Pacheco Calcio? Ma l'operazione, diciamo che per chi capisce di avvocatura è quella di aver fatto una scissione di ramo d'azienda. Abbiamo costituito una nuova società chiamata Sport Club Marsala 1912 SRL. Il Pacheco ha dato il calcio a 11, quindi ha scisso il ramo d'azienda e il vecchio 1912 ha dato la denominazione e il marchio che era registrato e di loro appartenenza. Quindi da questo diciamo, connubio nasce una nuova società, una società pulita, una società senza debiti, una società che affronterà il campionato probabilmente di eccellenza, ma noi speriamo di essere ripescati direttamente in Serie D con una compagine sociale che già conosce la categoria perché i Marino l'anno scorso, anche se a Pacheco, hanno disputato il campionato di Serie D. Quindi diciamo che abbiamo tutti gli ingredienti e i requisiti per far bene sia l'anno prossimo che negli anni a venire. Ecco, quello che si andrà a giocare sarà un campionato di transizione o si punterà subito a vincere, premettendo che Licata e Canicattì sembrano due vere e proprie corazzate? Ma sicuramente se militeremo nel campionato di eccellenza, l'obiettivo è quello di fare un campionato di vertice. Poi se ci saranno le condizioni, dico, non è quello che vogliamo rimanere in eccellenza, perché l'obiettivo è quello di andare almeno in Serie D e rimanere lì per qualche anno finché non ci facciamo le ossa, non ci fortifichiamo per poi fare il salto di qualità. Se dovessimo essere ripescati, ma ci sono ottime possibilità, e dovessimo già quest'anno fare la Serie D, l'obiettivo è una salvezza serena, una salvezza tranquilla e diciamo fortificarci e rimanere nella categoria almeno per 2 o 3 anni. Siamo con il vicepresidente dello Sport Club Marsala 1912, il signor Giovanni Licausi. Parte una nuova avventura sportiva a Marsala, già di una squadra calcistica ce n'è e militerà in Serie D, però il vostro connubio tra Pacheco e il signor Vinci permette la rinascita dello Sport Club Marsala preservando questo marchio storico. Sicuramente è stato partorito, diciamo, questo connubio dopo vari incontri. È chiaro che abbiamo fatto questa scelta perché dopo tanti anni di buon calcio a Pacheco, in effetti in un paese del genere è difficile fare calcio a certi livelli. Per cui lui ha preso la palla al balzo, anche noi, e allora abbiamo deciso di far rinascere con una certa progettualità non al caso. Perché dico, non vogliamo essere presuntuosi, ma noi a Pacheco nel nostro piccolo abbiamo saputo fare calcio. E per fare calcio non c'è bisogno delle volte di spendere grandi cifre, bisogna avere un'azienda seria, persone che amano il calcio. Noi abbiamo amato il calcio, non abbiamo mai fatto calcio per metterci soldi in tasca, perché non ci, ognuno è il nostro lavoro è impegnato, lo facciamo solo per pura passione. Mi auguro che questa piazza, questa pura passione che abbiamo noi, venga avallata anche da altre persone, solo questo. Magari all'inizio sarà un pochettino tortuoso, vista la presenza anche di un'altra squadra. Vinci spiegava che c'è un po' di confusione nella gente, dunque con il divenire poi magari tutto si potrà delineare meglio. Sono due società completamente diverse, con dei loghi e dei marchi diversi. Quella è SD Marsala. Questa è un Sport Club Marsala 1912. Considerate che il marchio è un marchio che è più vecchio della Fiorentina, della Roma. Questo è giusto che si sappia. Quindi far perdere questo marchio a Marsala, dove è una piazza dove Mino dovrebbe stare in Serie C. C'è riuscita Trapani. È vero che c'era un grosso imprenditore alle spalle del Trapani. Qui
non ho mai capito perché non si riesce a quantomeno arrivare a certi livelli. Gli imprenditori non mancano, Marcello. Gli imprenditori non mancano e non lo so se questa passione in questo imprenditore non c'è, io non lo so, però sarebbe opportuno che incominciassero a vedere sotto un'altra ottica il Marsala 1900 e questo è quello che vorremmo fare se ci riesce.